Bisogna crederci non è solo un modo di dire e non è solo una classifica che aggiorniamo settimanalmente e vi proponiamo poi sul nostro sito. È qualcosa di tangibile che abbiamo trasformato in realtà portando i valori della Giovane Italia sul territorio e con la Lega B. Ed ovviamente non si poteva che cominciare da Brescia. Il tour nazionale LGI è partito giovedì dalla Lombardia all'Istituto Marco Polo, prima scuola nella quale abbiamo portato le nostre idee, condividendole con oltre 150 ragazzi coetanei dei protagonisti, in questo caso i testimonial del Brescia Calcio maschile e femminile, Arturo Calabresi e Fabio Bertoli, Lisa Boattin ed Elisa Mele. Un confronto senza barriere, arricchito dalle testimonianze di chi l'esperienza del passaggio dal calcio giovanile al professionismo lo sta tastando con mano. Calciatori, ma sportivi in generale, quando facciamo la nostra professione ci mettiamo tutta la testa, il corpo, e anche quando torniamo a casa dagli allenamenti, dalle partite, non facciamo altro che pensare a come è andata, a come potevo fare, a come andrà domani. Invece credo che sia molto importante staccare la testa, fare altro, e la mia famiglia mi ha trasmesso quest'idea, che è quella appunto di saper pensare ad altro, di portare la testa altrove, perché poi secondo me ti aiuta a rendere meglio. La caccia ai talenti del domani, che possano seguire le orme dei nostri eccezionali ragazzi della nazionale universitaria, campioni in carica dopo la vittoria alle Universiadi in Corea, è quindi aperta. Gente che sappia primeggiare per abilità tecnica e forza fisica, ma con la testa ben piantata sulle spalle ed il cervello funzionante. Non è facile, anzi è un'impresa. Atleta e studente è un obiettivo che poi diventa punto di partenza per il futuro da uomo o donna. Avere un alfiere così proprio a Brescia, sinceramente, ci riempie d'orgoglio. Spero di essere un modello positivo in questo senso. Io ho sempre dato importanza prima alla scuola che al calcio, e forse questo poi mi ha aiutato anche a crescere come calciatore ed arrivarci anche con più serenità. Per qualcuno forse il calcio è l'unica cosa, l'unico obiettivo della vita, però secondo me è importante portare avanti anche gli studi, che aprono sempre la mente. Chi ha la mente aperta può fare, o almeno può prendersi soddisfazioni al di là anche dello sport.